Circa 20 anni dopo gli avvenimenti che hanno portato al sacrificio del tenente comandante Data per salvare il capitano Picard dall'esplosione dell'astronave romulana Scimitar, l'ammiraglio Jean-Luc Picard, dimessosi dalla flotta stellare e ormai 94enne, vive in Francia nella tenuta dei Picard alla Bar, assistito dai due romulani Laris e Zaban. Qui ha ricorrenti sogni riguardo al suo passato che lo tormentano. Picard si era dimesso dalla flotta stellare perché in disaccordo con la decisione di abbandonare i Romulani al loro destino quando il pianeta Romulus era stato distrutto dall'esplosione della supernova di Obus. Decisione presa in conseguenza di un attacco da parte di un gruppo di androidi ribelli alle colonie terrestri sul pianeta Marte. Un giorno viene a fargli visita Daj, dopo essere stata assalita da un gruppo di Romulani che avevano tentato di ucciderla. Ospitata per una notte, al mattino la ragazza è già sparita. Picard così, spinto da un suo sogno, si reca agli archivi della Flotta Stellare, dove scopre che Daj era stata ritratta da Data ben 30 anni prima, in un quadro che l'androide aveva intitolato Figlia. Qui viene raggiunto da Daj che, nuovamente attaccata dai Romulani, viene uccisa. Picard allora si reca all'istituto Daystrom, dove incontra la dottoressa Agned Jurati, da cui scopre che Daj era un androide organico la cui rete neurale positronica era stata clonata da quella di Data e che ne sono state prodotte due gemelle identiche. Su un sito di bonifica romulano, che si rivela essere un cubo Borg, un romulano di nome Narek incontra Soji, la sorella gemella di Daj. Picard indaga sulla misteriosa vicenda di Daj con l'aiuto di Laris, che gli rivela potrebbe trattarsi di una cospirazione romulana ordita dall'antichissimo ordine della Zat Vash, che da sempre si oppone radicalmente all'intelligenza artificiale e che sembra sopravvivere all'interno della Tal Shiar, i servizi segreti romulani. Laris e Picard scoprono così l'esistenza di Soji, la sorella gemella di Daj, che però non vive sulla Terra. Picard è costretto a rivolgersi all'ammiraglio Clancy per poter avere una nave, che però gli rifiuta la riammissione nella flotta stellare a causa dei suoi problemi di salute. Picard decide così di rivolgersi a una vecchia conoscenza, Raffi Musiker, per poter tornare a viaggiare nello spazio e raggiungere il cubo Borg a bordo del quale si trova Soji. Non conscia della sua vera natura, Soji continua a svolgere la propria attività sul cubo Borg e attira l'attenzione del direttore esecutivo del progetto di ricerca, che consiste nel recuperare i droni Borg togliendo loro gli impianti e riportandoli alla propria individualità. Tra questi vi è un gruppo di Romulani, gli unici della loro razza assimilati dalla collettività, il cui recupero si è rivelato particolarmente problematico dal momento che presentano tutti dei seri problemi mentali. Una donna romulana accusa Soji di incarnare la figura mitologica della distruttrice. Picard è andato a far visita a Raffi Musiker, che però nutre del rancore nei suoi confronti, dato che è stata licenziata dalla flotta stellare quando Picard ha dato le dimissioni, in seguito al rifiuto della Federazione di soccorrere i Romulani. Ciò nonostante, Raffi decide di aiutarlo, procurandogli la nave e il pilota che Picard richiede. Tornato a casa, alla bar, Picard viene assalito dagli agenti romulani, che vengono però sconfitti grazie all'aiuto di Laris e Zaban, oltre che alla dottoressa Agnet Jurati, sopraggiunta all'ultimo istante, uccidendo l'ultimo agente romulano superstite. La dottoressa Jurati chiede a Picard di unirsi alla sua missione per andare alla ricerca di Soji. Picard, ottenuto l'aiuto di un ex pilota della flotta, Cristobal Chris Rios, parte a bordo della sua astronave La Sirena, in compagnia di Raffi, unitasi all'ultimo istante per un passaggio, e alla dottoressa Jurati. Picard convince Rios a fare una deviazione per il pianeta Vashti, dove 14 anni prima aveva aiutato a ricollocare dei rifugiati romulani prima dell'attacco degli androidi alla colonia terrestre su Marte. Si reca al tempio di Kowat Milat, dove le monache guerriere tengono un ragazzo di nome Elnor, di cui Picard era diventato amico durante l'infanzia. Picard chiede a Elnor, ora adulto, di aiutarlo nella sua ricerca. Elnor inizialmente si rifiuta, ma cambia idea quando Picard viene attaccato dai Romulani che covano del risentimento nei confronti della flotta stellare per averli abbandonati. Picard ed Elnor vengono teletrasportati sull'astronave La Sirena, dove Rios e Raffi stanno combattendo contro un locale signore della guerra.
una strana nave aiuta la sirena a vincere la battaglia, ma viene irrimediabilmente danneggiata. Ne teletrasportano il pilota a bordo, che si scopre essere l'ex drone Borg 7 di 9, salvata dall'equipaggio della Voyager. Nel frattempo, a bordo del cubo Borg, Soji cerca di scoprire maggiori informazioni in merito all'astronave romulana assimilata dalla comunità Borg e riguardo alla leggenda della distruttrice. Narek si offre di aiutarla a recuperare informazioni sull'astronave, ma hanno dei malumori quando lui esprime dubbi riguardo al passato di lei. Narissa, sorella di Narek e sua superiora, gli dice che ha ancora una settimana per ottenere informazioni da Soji sugli altri sintetici superstiti, prima che lei passi ai propri, più drastici, metodi. La sirena arriva a Free Cloud, dove Raffi scopre che il dottor Maddox, creatore delle gemelle androidi, è tenuto prigioniero da Biaisil, un trafficante di biotecnologie Borg che intende venderlo alla Tal Shiar. L'equipaggio di Picard organizza il suo salvataggio, fingendo uno scambio con 7 di 9, i cui impianti Borg sono particolarmente interessanti per Biaisil. Durante la trattativa, però, 7 di 9 rivela le sue vere intenzioni: uccidere Biaisil, che anni prima aveva rimosso senza anestesia gli impianti di Ikeb, un ex Borg amico di 7 di 9, cui lei aveva dovuto infliggere il colpo di grazia per limitarne la sofferenza. Picard persuade 7 di 9 a rinunciare alla sua vendetta e Maddox viene teletrasportato a bordo dell'astronave La Sirena. Più tardi, 7 di 9 torna da sola su Free Cloud armata di fucili phaser e uccide Biaisil. In infermeria, Maddox racconta a Picard quello che sa su Soji e Daj, spiegando che ha mandato la prima sull'artefatto romulano, il cubo Borg, e la seconda sulla Terra, per scoprire quali siano le vere motivazioni del bando degli androidi. Lasciato da solo con la dottoressa Jurati, Maddox viene ucciso da questa, che si giustifica dicendo «Io vorrei non sapere quello che so». Nel frattempo, Raffi, che era scesa su Free Cloud per riappacificarsi con il figlio Gabriel, sposato con una donna romulana, rifiutata da questi, torna a bordo dell'astronave. Soji ha dei sogni ricorrenti sulla sua infanzia che Narek crede possano rivelare quale sia il di lei pianeta natale. A bordo dell'astronave La Sirena, la dottoressa Jurati dice che Maddox è morto a seguito delle ferite riportate su Free Cloud. Raffi persuade un suo contatto all'interno della flotta stellare a concedere a Picard un visto diplomatico provvisorio per poter accedere all'interno dell'artefatto romulano, il cubo Borg. A bordo del cubo incontra Tug, che lo aiuta nel cercare Soji. Narek, nel frattempo, aiuta Soji a dipanare le nebbie nella propria mente e i dubbi sulla propria identità, dopo aver scoperto che ogni suo ricordo e oggetto personale risalgono a non più di 3 anni prima. Narek la aiuta a meditare con una pratica romulana, mentre la sorella Narissa spia segretamente la stanza. Nel sogno, Soji vede se stessa come una bambola, ma non riesce a vedere il volto del padre. Quando alza lo sguardo, vede 2 lune in un cielo tempestoso. Questo è sufficiente per Narek e Narissa per poter individuare il pianeta e Narek decide così di uccidere Soji attivando la scatola da cui non si separa mai, che sprigiona un letale gas rosso. Questo però attiva le istintive potenzialità di Soji, che fugge sfondando il pavimento a suon di pugni e viene aiutata da Picard e Tug, sopraggiunti nello stesso momento, che la portano nella camera della regina del cubo Borg. Qui, Tug li teletrasporta sul pianeta Nepente con un congegno Borg, poco dopo essere stati raggiunti da Elnor, sopraggiunto in loro aiuto e che rimane sul cubo a difendere la loro fuga. Picard porta Soji al pianeta Nepente, dove risiedono William Riker e Diana Troi, che si sono sposati e che vivono qui con la figlia Kestra. Offrono riparo a Picard e Soji, che stringe amicizia con Kestra. Soji comprende di essere un androide e ha problemi a fidarsi degli altri dopo il tradimento di Narek. Dai sogni di Soji, Kestra riesce a individuare il suo pianeta natale grazie all'aiuto di un amico di famiglia. Kestra riesce a convincere Soji a fidarsi di Picard. Nel frattempo, Narissa uccide diversi ex Borg per convincere Tug a rivelare dove ha nascosto Picard e Soji, ma questi non cede. Raggiunto da Elnor, Tug viene ucciso da Narissa, mentre Elnor riesce a riparare nella camera della regina, attivando un SOS con un radiofaro lasciato da 7 di 9 a Picard in caso di bisogno.
L'equipaggio dell'astronave La Sirena deve fuggire da Narek, che riesce a tracciarli perché la dottoressa Jurati, dopo una fusione mentale con il Commodoro O, era stata da questa convinta a ingoiare un tracciatore e ad agire per impedire la riattivazione di Soji. Perseguitata dal senso di colpa, la dottoressa Jurati si somministra una neurotossina così da finire in coma e disabilitare il tracciatore. La Sirena, sfuggita all'inseguimento di Narek, riesce così a raggiungere il pianeta Nepente e teletrasportare a bordo Picard e Soji. Un flashback mostra l'iniziazione di Narissa nello Zatvash su un pianeta con 8 soli. Sperimenta l'ammonizione, un avvenimento del pericolo della vita sintetica lasciato da una razza estinta da tempo. La maggior parte degli aspiranti impazziscono a causa della visione che dà il congegno, ma Narissa mantiene la sua sanità mentale. L'incontro con Soji suscita ricordi dolorosi a Rios. Alla fine confida a Raffi che Soji assomiglia a uno dei due esseri che il suo capitano, Vandermeer, fu incaricato di uccidere dal reparto sicurezza della flotta stellare. Vandermeer obbedì al crudele ordine ma si suicidò poco dopo. Rios irradiò gli esseri nello spazio e insabbiò tutto. Raffi e Chris si rendono conto che i due erano sintetici del pianeta di Bruce Maddox. Jurati si sveglia e ammette di aver ucciso Maddox, spiegando la visione che O le ha dato. Promette di non danneggiare mai Soji. Raffi spiega la sua deduzione che dietro l'attacco dei Synth su Marte ci fossero gli Zatvash. Soji traccia un percorso per il suo pianeta natale attraverso un tunnel transwarp dei Borg. La Sirena è seguita dalla nave di Narek. Sull'artefatto, Sette salva Elnor. Si interfaccia poi con la cellula della regina per usare i droni Borg a bordo del cubo per provare a riprendere il controllo, ma Narissa getta la maggior parte dei droni nello spazio e invia una flotta sul pianeta di Soji. Picard e il suo equipaggio usano il condotto Transwarp Borg per arrivare prima della flotta romulana al pianeta natale di Soji, Coppelius. Dopo l'arrivo, Narek inizia a sparare contro la Sirena, che risponde al fuoco e sembra avere la meglio. Picard ordina di teletrasportare Narek a bordo, ma l'astuto romulano li inganna grazie all'utilizzo di un proiettore olografico e si prepara a utilizzare i disgregatori per finirli. In quell'istante esce dal tunnel anche il cubo artefatto Borg. Raffi rileva improvvisamente 5 oggetti in arrivo dalla superficie, che sembrano gigantesche orchidee. Avvolgono la Sirena, la nave di Narek e il cubo, portandoli sulla superficie del pianeta. L'equipaggio della Sirena scopre gli abitanti sintetici del pianeta e incontrano Altan Inigo Song, il figlio di Nonian Song, il creatore di Data. Narek viene fatto prigioniero. Uno dei sintetici, Sutra, è identica a Soji. Ella è gemella di Jana, l'androide che il capitano Vandermeer fu costretto a uccidere. Sutra ha imparato la tecnica di fusione mentale vulcanica e, fondendosi con la dottoressa Jurati, scopre che l'ammonizione è un avvertimento non della razza estinta, bensì di sintetici altamente avanzati che, se chiamati, difenderanno i loro compagni androidi contro le minacce di forma di vita organiche. Picard cerca di convincere i sintetici a seguirli nella Sirena e abbandonare il pianeta, ma la rancorosa Sutra escogita un piano per attuare i suoi propositi: evocare le entità sintetiche per far sterminare ogni forma di vita organica ostile alla vita sintetica. Uccide quindi una sua sorella e fa ricadere la colpa su Narek, facendolo evadere deliberatamente per convincere gli altri sintetici della pericolosità degli organici. Picard viene arrestato. Agnes, invece, ottiene la libertà offrendo la sua collaborazione al dottor Song, che vuole creare un androide su cui trasferire una coscienza umana. Mentre sul relitto del cubo artefatto Borg, Narek discute con la sorella Narissa, Raffi e Chris cercano di riparare la Sirena. L'ex ufficiale della flotta ci riesce utilizzando un congegno precedentemente dato a Raffi da Saga. Narek offre la sua collaborazione ai due per distruggere il radiofaro in costruzione con cui i sintetici intendono richiamare i Super Synth. Con uno stratagemma, i tre, accompagnati da Elnor, riescono a penetrare nella città degli androidi. Agnes riesce a far evadere Picard e i due fanno ritorno alla Sirena, con cui decollano per cercare di rallentare la flotta romulana fino all'arrivo della flotta stellare. Con lo stesso congegno utilizzato da Rios per riparare la Sirena, la dottoressa Jurati riesce a simulare una flotta di sirene con lo scopo di distrarre i romulani.
Nel cubo artefatto, Narissa punta le armi contro di loro, ma viene neutralizzata e uccisa da Seth, il capitano dell'ammiraglia della flotta, Riker, che aveva nel frattempo chiesto il momentaneo reintegro al servizio, intima alla Commodoro O, in realtà rivelatasi un generale romulano, la ritirata, ma ella ordina il combattimento contro la ben più armata flotta della Federazione. Poco prima dello scontro, Picard riesce a convincere Soji a spegnere il radiofaro, con cui stava aprendo un varco nello spazio-tempo dal quale si affacciavano minacciose delle inquietanti supercreature sintetiche. La flotta romulana si ritira. Lo sforzo costa a Picard l'aggravarsi della sindrome cerebrale di cui soffriva da tempo. Soji, disperata, lo teletrasporta sulla superficie del pianeta, ma l'ammiraglio spira fra le braccia di Raffi e degli altri amici. La sua coscienza viene però preservata da Song e Jurati, trasferendola nell'androide progettato dal dottor Song. Durante il trasferimento, Picard incontra il comandante Data in una simulazione quantica, un sogno. Il generoso ex ufficiale androide chiede al suo vecchio capitano e amico di terminare la sua coscienza, ricostruita da Song prelevandola da B4, il fratello di Data, su cui egli aveva trasferito i propri ricordi, Nemesis, riuscendo infine ad ottenere, con la sua morte, ciò che aveva sempre inseguito, l'umanità. Picard, Rios, Raffi, Soji, Seth, Elnor e Agnes si allontanano infine a bordo della sirena. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.